Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Alex89 e questo è il mio video per voi. Eccoci qui ragazzi con una nuova puntata di Farming Simulator 17. Siamo arrivati alla 20ª puntata e oggi siamo qui con noi scusate, oggi qui con noi siamo in compagnia di Lele06, auguri. Ciao a tutti. Allora, dopo questo ulteriore fail che si continua a fare fail su fail, io ad andare troppo da Red Strike 89, qua si fa troppi fail. Nella scorsa puntata, parlando di erpici, ho detto 4-5 strafalcioni, per fortuna che qualcuno nei commenti mi ha corretto, ma vabbè. E ha fatto benissimo. Allora ragazzi, come potete vedere, questa sera dagli attrezzi che abbiamo qui davanti a noi andiamo a continuare con la lavorazione del pastone, perché dobbiamo ancora finire di trebbiare e macinare il campo 14 e anche il campo 12. Perciò, senza perdere altro tempo, Lele, partiamo subito a macinare del pastone, perché mamma mia, siamo indietro come le lumache. Allora, questa sera con noi doveva esserci anche Birbante, però non so, doveva andare a fare dei giri, doveva... Boh, non lo so, non ho ancora capito. Cioè, sai dove doveva andare, in banca? A dei giri loschi, lui. A dei giri loschi, esatto. Allora, se non dispiego la trebbia, magari, senza suonare clacson. Okay. Che bella sta trebbia qua. Figa, eh? Piace? Mm-hmm. Allora, iniziamo subito. Nuovo acquistino, sai com'è? Estendi condotto. Voi badate a dire che io ho perso la memoria, qua mi ritrovo con 1 milione di euro e quindi... Praticamente. Io spero però, Vabbè. Quando è che un nuovo fend per me? Un nuovo fend per te? Sì. Dai, questo qua di Manolo. Di che colore lo vuoi? Rosso? Quanto è che vai? 10? Sì, 9, 9, 10. È un nuovo fend, dimmi quale vuoi, a questo punto. 1050. Va bene, dai. Adesso appena me ne indicherai uno giusto, buono, che ti piace, metteremo anche il fend 1050 per il nostro Lele. Cosa fai? Quanti indietro? Quanto? No, giriamo attorno, così mi riesce a stare sotto, sennò la speed farming non ci sta. Non ci sta mica dietro. Che poi tra l'altro, a proposito di speed farming, secondo me è meglio che ti metti in follow me magari il carro e te lo metti di fianco quando abbiamo fatto il giro, perché secondo me. Adesso solo me. Già ci vuole un bel botto di tempo a macinare, non so. Sì, magari facciamo anche un boh, non so, non dico neanche tanto una pausa perché... Tanto sono al 57%. Ok. Adesso è pieno? No, sono vuoto lì. Sto 1000 litri più o meno. Allora ragazzi, a proposito di cose, nell'ultima puntata ho guardato che anche dalle pecore e dai maiali c'è poi anche da sistemare le mangiatoie. Perciò magari, chissà perché io vedo dell'erba in mezzo al campo, ok, adesso è sparita. Io no. E io sì, adesso mi sta un po' sfrinzellando, chissà se magari in video si vede comunque, penso proprio di sì. E, compare, scompare, guardate qua che roba ragazzi, compare, scompare. Qui? Stefano? No. Non so cosa... Ha fatto la riga, Stefano. Sì, ha fatto... si è mangiato qualche pannocchia. E, perciò magari ragazzi, mentre il nostro Lele scarica il carro mulino, noi magari prepariamo il same con un caricatore frontale, andiamo un pochino dalle nostre pecore, dai nostri maiali e andiamo a sistemare un po' quel che secondo me sei già pieno. Sì, sono qui. Va bene, adesso allora magari prenditi qual fend e iniziati a scaricare, che noi adesso facciamo un salto un attimo in farm, adesso mi posiziono per dopo. Ok, scendiamo.
Tasto velocità. Ah, mi ha tirato sotto, delinquente. Allora, prendiamo il nostro Same Fortis, stacchiamo subito il sarchiatore che intanto non ci serve. Ok, il peso lo mettiamo. Il peso lo mettiamo qua. Ok. Ottimo. Allora, il caricatore. Ecco, ma ti pareva bene che non era davanti al sarchiatore. Ah, scatole. Ok. Spostiamo il sarchiatore. Mamma mia che brutto il same. Guardate anche i mozzi dietro che sono staccati. Guardate che brutta cosa. Madonna, come si fa? Ok. 50. Vado avanti a terapiare. Hai già fatto? Sono 50% nella tua scarica. Scarica tutto, scarica tutto. Appena sei pronto che hai scaricato tutto, che sei pronto per ripartire, chiamami che andiamo, ripartiamo a trebbiare. Intanto io vado su dai maiali che vado a mettere un po' a posto le mangiatoie. Così. Stiefino, Esatto, vai. vado a trovare Stefano. Ok, super di qua. Oh, Madonna che brutto che è. Basta, voglio andare dentro così non li vedo. Facciamo un po' di onboard. Sembro Indiana Jones alla ricerca di Stefano. Ok. Sei pronto? Ok, allora Patrimonio, attacco io anch'io l'unico, sono appena peraltro. arrivato. Aspetta che mi metto dalla parte di là così dopo faccio una corsetta e arrivo subito. Ok, lasciamo qui il same, corriamo subito giù da Lele. Aiaia, che male. Volo. Ah, quante pannocchie in faccia. Ok, saltiamo sopra la nostra Massey, che tra l'altro io preferivo la Fender, ma devo dire che comunque questa trebbia non è affatto male, mi piace, sì, mi piace proprio. Allora. Perfetto, sai già come impostartelo. Ok. Magari fai qualche metro avanti così lui riesce a far manovra. Beh, intanto io mi avvio. Vediamo se... Sento il trattore che va, perciò ok, lei l'è riuscito. Ah, ma Vediamo. sei ora dietro. Vai così. Basta che premi lo shift destro. Punto. Shift destro e poi mi sembra la A. Per farla andare di fianco. Magari te lo sistemo e vediamo cosa combina. Sali in trebbia. Allora, vediamo. 3 metri gli basteranno. Ok, dovrebbe essere a posto in teoria. Andiamo. Ok, allora saliamo sopra la trebbia, perfetto.
Ok, provo a seguirmi, vediamo se abbiamo lavorato bene. Ottimo, guarda. Oh, che bel tandem. Guarda che sono metra un po' lui è pieno. 4 Beh dai, hai vinto un viaggio. Hai vinto un viaggio, anzi facciamo una cosa. Riempiamo anche il carro mulino. Ok? Così magari nel mentre che tu fai il viaggio io vengo in là anche col carro mulino, così maciniamo tutto e lasciamo già tutto là. Dopo va bene. ci facciamo il Vado viaggio giù insieme. al giovasso. No, vieni qua col carro mulino che finiamo di riempirlo. Dopo andiamo giù col biogas, sia col carro mulino che con il joskin, Ok. che così quello che c'è nel carro mulino lo maciniamo e ce l'abbiamo già là. Ok. Non c'è un altro carro? No. Sì, ce n'è uno ma piccolino. Tanto vale, credo. Dopo ce la facciamo. E poi speriamo che ci arriva anche a dare una mano Ale, perché sì. Stefano, cosa fa? Niente. Stefano? A Ok. Stefano Bo chi l'ha sentito oggi? Non si fa mai vivo quello. Ora di lavorare, saltami il dosso. Esatto. Cioè c'era due puntate fa, ma poi si era stancato, ha iniziato a fare danni, quindi. Ok, allora. A che percentuale sei? 81. Beh dai, non ci abbiamo neanche messo tanto a fare questo danno. Ormai guarda, no, abbiamo quasi finito questo. Il più sarà il campo 12, che magari vediamo un pochino No. come Due o siamo tre messi. viaggi di volo. Esatto. Ok. Vediamo. Perfetto. Perché non scarica? 85. Ah, ok. Ottimo. Sai che sei quasi pieno, Passette, 98, 9, 100. 100? Perfetto. Allora, inizia ad avviarti con Ulfendo, Same, quello che ti pare. Adesso io ti seguo con quello che lasci lì. Lascio il tuo sangue. Ok. Allora, accendiamo e partiamo per il biogas. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Stavo quasi pensando di fare un piccolo stacchetto, ma quasi quasi lo facciamo quando siamo al biogas, che abbiamo scaricato un po' il tutto. Come sbanda, mamma mia. Aiuto. Ok. 47.000 euro di pastone. In più avevo in mente una cosa, ragazzi. Magari anche voi nei commenti scrivetemi cosa ne pensate. Volevo mettere giù qualche posizionabile. Allora, domanda: è meglio mettere giù qualche posizionabile oppure fare una specie di cambio mappa dove i posizionabili sono già attivati? Ok? Magari tipo una mappa di default come questa qui, però con già i posizionabili già messi nei vari punti, già un po' modificata o non so che cosa. Magari nei commenti scrivetemi e sappiatemi dire cosa ne pensate. Anche tu, Leila, se mi sai dire la tua, cosa ne pensi? Sì, no, ci sta a cambiarla magari. Tipo, qual è che era? Come una di queste, non mi ricordo come si chiamava. Beh sì, comunque tipo la Volcom della Geonorm, Sì. che era come la mappa Testo. originale, però è. Ok, no, aspetta pure a pestare. Ok, macina anche quel po' di pastone che c'hai lì. Così lo buttiamo nella vasca e poi facciamo il primo stacco, così andiamo un pochino avanti anche dietro le quinte, se no. Registrazione di solo trebbiatura pastone diventa lunga la cosa.
Ok, perfetto. Già ci metto un botto a macinare sta cosa qua. Aiuto! Andiamo a vedere da vicino se ce la facciamo, eh. Solo se ce la facciamo. Stai sul fendo. Volevo vedere un pochino. Ah, aiuto! Ok, le inquadrature non sono mai state in inquadrature. Vediamo la texture prima. Texture del pastone. Io sono solo mica. Babba mia. Ma ce ne sta davvero un botto qua. Quanti ci mette? 44 per 5. Non è che va a finire che mi riempie il joskin, eh? Sì, prima o poi secondo. Intanto Fare quant'è? di mezzo era più. 50%, 23.000. No, 7.000. Ok. Ma pieno quanto tiene quel carro lì che non mi ricordo? 20. No, qual è? Posso quello del trasparente? Sì. Mi pare. Pare, non mi ricordo. Beh, dopo ci guardiamo. Vediamo un pochino la resa, giusto per quello. Posso. Ok. Quanto sei Vai. vuoto, giusto? Perfetto. Allora, altro scarico di pastone. Quanto è che sei? 33.599. Perciò scarichiamo. 28.000 litri tiene questo. 28.033, perciò c'è una resa di un 10% in più, più o meno. Un 8, un 10. Ok ragazzi, allora, primo stacchetto, andiamo un pochino avanti, magari terminiamo l'attrebbiatura del campo, non mi ricordo com'è, qual è, che numero era, 14 mi sembra, 14. esatto. E ci rivediamo più tardi, quando magari siamo all'attrebbiatura del 12. A dopo. Ok ragazzi, eccoci di nuovo ritornati. Allora, come potete vedere, abbiamo finito il campo 14 e siamo venuti al campo 12. Il nostro Lele ha già fatto 3 o 4 viaggi, se non mi sbaglio, di pastone. No, due ne ho fatti. 2, 2 o 3, Due, sì. 2. E abbiamo cambiato un pochino la cosa, cioè il trattore con il carro mulino l'abbiamo messo in follow me alla trebbia, così mi segue sempre quando vado a trebbiare e via dicendo. E poi, come potete vedere, il campo 14 è stato terminato, beh, normale. E poi adesso in questo campo andrà magari nella prossima puntata, ripunteremo. E adesso volevo fare un giro insieme a voi al biogas perché voglio andare a vedere quanto digestato abbiamo un pochino da parte, perché mi ricordo che un po' di silato una volta l'abbiamo venduto. Di conseguenza un po' di silato o qualche cosa dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci praticamente. Andiamo a vedere qui. Ok, apriamo gli F1. Abbiamo un 94.000 di digestato. Ok, perfetto. E qui un po' ne abbiamo. Poi andiamo a vedere qui dei maialozzi. Abbiamo 4.000 di liquame, perciò è molto poco. È molto Messo già molto poco. 98.000. Eh? Un già 98.000. Già. Speriamo che basta per fertilizzare almeno quei campi là. Secondo me no. Penso di sì, dai. Ma? Secondo me no. Però va bene lo stesso. Perché comunque abbiamo da fertilizzare l'11 che dopo va seminato ad erba. Dobbiamo fertilizzare il 15, 14, 12. Ecco qua il nostro Lele che sta andando a biogas col carico di pastone. Perciò secondo me. Vedo grigia. No, beh, non basta. Vedo grigia. Ci toccherà, secondo me, adesso il liquame potremmo metterlo, ormai questo qua l'abbiamo già ripuntato, però il liquame potremmo già magari spargerlo sul campo 11 quando abbiamo finito di raccogliere le balle, così dopo gli diamo una bella rata e poi dopo ci seminiamo l'erba e poi abbiamo già fatto. Così abbiamo una bella resa. Senza magari anche, beh no, magari lo erpichiamo anche perché mi sembra giusto anche erpicarlo. Perciò lo facciamo. Allora, intanto le nostre pecorelle qui producono, ma che
Chissà cosa fanno le nostre pecore. Ciao Berto, sei a posto? Oggi non belano. Ah, ecco Berto. Ciao Berto. Ok. Allora, avevamo detto che in questa puntata raccoglievamo anche le balle, ma mi sa che questa puntata la dedichiamo solamente a Pastone e via dicendo, perché ci stiamo mettendo abbastanza tempo, perché comunque due campi non sono piccoli e poi io sono una persona che mi piace farvi vedere un pochino tutto. Allora, accendiamo i motori, ripartiamo alla grande con l'attrebbiatura del MAS. Ok, come potete vedere il nostro caro aiutante Geppino sta dietro, perfetto, ok. E invece il nostro Lele, che punto sei? Dove sei? Arrivando. Ah, stai arrivando, perfetto. Ok, allora anche il nostro Lele sta arrivando, così si attacca al fend e inizia a prendere dell'altro pastone. Ok, ottimo. Mancano le vaccozze. Mancano I vacchi da prendere. le? Eh sì. Adesso mi sa che tra non molto partiremo anche con le nostre belle vacche. E magari già non dico. Oddio che sfrenzella tutto, guarda qua, guardate, guardate ragazzi che roba. Mamma mia. Ma chissà perché fa così. Ma che roba. Guardate, va. Boh, che roba, guarda, guarda. Aiuto. Babbo mio. Cosa stavo dicendo? Boh, non mi ricordo. Bacche. Ah sì, le vacche. Magari le prenderemo, boh, non so. Adesso quando magari abbiamo seminato l'erba, che così riusciamo già a iniziare a dare un po' da mangiare senza andarla a pescare a destra e a sinistra intorno ai campi come dei barboni. Magari sì. Poi bisognerà che facciamo anche un po' di silato. Che magari non lo facciamo adesso, lo faremo magari con un po' di triticale la prossima volta, o boh, non lo so, vedremo un pochino. Ok, io ho visto il particle del canotto del caro mulino che ti scaricava praticamente su una sponda del carro, Ma adesso non ho visto. poi si è aggiornato e adesso ti scarica bene dentro il carro. Va bene, i misteri di farming. Già nel 15 c'erano tanti misteri, nel 17 continuano ad esserci, ma va bene lo stesso. Guardate, guardate. Guardate come cambia. Adesso va bene. Vabbè. Comunque le stiamo andando ai 10, eh. Sì. Ti vedo molto. Guardate che. Ah, ok. Forse perché ha smesso di macinare. Perfetto. Ottimo. Chissà quanto siamo arrivati. Hai dato un'occhiata alla trincea? Quanto pastone abbiamo già fatto? No, non ho proprio idea. Ricordati dopo, dai, così vediamo quanto pastone facciamo in questa bellissima puntata. Tanto, Bellissimo. mi sembra che già il terzo viaggio, quarto. Beh, comunque calcolando che anche il caro mulino ha una resa del 10% in più, perciò anche facciamo, non so, 100.000 litri di granella, dovrebbe essere circa un 100-120.000 di pastone, non è male, anche andandolo a vendere si faranno un pochino di soldi. Cosa che su farming 17 soldi è difficile farli. Ma va bene così. Allora, per chi di voi magari è più attento ai piccoli dettagli, come potete vedere adesso su in alto a destra sono comparsi magicamente i soldi. Praticamente ragazzi stasera stiamo giocando, anch'io sto giocando, come potete vedere dalla minimappa con i numerini che salgono e scendono, siamo sia io che Lele sul nostro server praticamente, perché in teoria stasera dovevamo essere in 4-5, invece siamo solamente io e lui. E il server era già stato preparato, perciò per non far avere problemi anche a lei di connessione abbiamo deciso di usarlo lo stesso. E quindi tutto sta a dire che all'inizio puntata vedevate 0 euro perché non avevo ancora fatto l'accesso da admin, me ne ero dimenticato e di conseguenza eccolo là. Così siamo a posto.
Allora, prima, mentre stavamo parlando, io e Lele, così dietro le quinte, stavamo discutendo un pochino della pagina Facebook che col nuovo anno abbiamo creato della squadra Lelex. Allora, intanto vi voglio ringraziare per quanti siamo arrivati di mi piace. 62-63, più di lì comunque. Siamo arrivati più o meno a 62-63 mi piace. Io ragazzi vi ringrazio molto e vi invito a passare dalla pagina Facebook, lasciate tanti like, commentate che Lele06 è molto contento quando commentate, lui gli piace scrivere come un Ma sono pieno matto. comunque. Sei pieno un'altra volta? Ricordati quanto pastone abbiamo nella trincea. Che 63 comunque sono. cosa? Mi piace. Ah, 60. Aiuto, perché sei sceso? Ok. Perciò vi voglio ringraziare a nome mio, a nome di Lela, a nome di Birbante, a nome di Stefano, a nome di Manu, a nome di tutti quanti. Intanto il mio cellulare sta decidendo di smessaggiare alla brutta, sento tanti beh. Il campo continua a sfrinzellare, guarda qua, sembra di essere in discoteca, guardate, psichedelico. Bobba via, ma che roba, chissà perché fa così. Non lo so, devo guardare in fase di render se succede anche lì. E quando poi ho fatto caricato il video, se si vede anche in video, perché è molto strana Mi sembra di questa sì. cosa. Mi sa anche Mi ricordo, mi sembra che è verde forse. a me. Si vede? Era visto. Credo. Chissà perché fa così, boh. Per me ci sarà un aggiornamento da fare che magari uscirà. Boh, vabbè. Allora, il carro mulino è pieno e io sono al 30%. E il campo mancano ancora con la passata che sto facendo a 2,5. Ok, intanto lei lo vediamo che è appena arrivata al biogas, perciò nel caso noi ragazzi, non so, ci metteremo a fare una partita a briscola o boom, non lo so. Vediamo un pochino come fare. Ok, arriviamo anche in fondo, chissà se con una passata, se con una passata, niente, con una passata. Ce la Siamo a facciamo neanche. 294.000 litri. Però, 294.000 litri, più quelli che dobbiamo fare ancora. Ne arriveremo su Bobbio! 300. Eh sì, un bel Andrà di 300.000 più. litri di pastone, ragazzi. Roba che quando andremo a vendere diventeremo non big ricchi, bighissimi! Bighissimi! Allora, io sono pieno. Caro pastone pieno. Arrivo. E Lele che arriva. Allora, ragazzuoli, guardiamo un attimino il nostro acquisto della puntata scorsa. Bellissimo. Abbiamo parcheggiato qui. Adesso sicuramente non in questa puntata, ma nella prossima l'andremo sicuramente a usare. Adesso scusatemi per questi lag, ma sono lag di connessione. Sicuramente sto, non so, il mio computer sta decidendo di fare chissà che cosa. Strano perché sono a 60 fps. Ok, la falciatrice ce l'abbiamo in modo che. Ah, bisogna che cambiamo la seminatrice, ragazzi. Bisogna che cambiamo la seminatrice. Allora, facciamo una cosa. Per tutti voi fan, ditemi voi, adesso magari se mi ricordo lascio anche un sondaggio qui su in alto a destra, a sinistra o a destra, adesso vediamo, se mi ricordo di metterlo. Scegliete voi quale seminatrice inserire in serie. Perciò, magari anche su Facebook le lasceremo un post o qualcosa del genere. Cosa ne Faccio il dici? Fai sondaggio. un sondaggio anche tu, io lo farò su YouTube quando uscirà anche il video, così vediamo un pochino, mettiamo assieme un po' tutti i voti e vediamo quale inserire. Io direi che anche seminatrici di default possono andare bene, oppure se ne avete una di adesso non fate caso a questa che è una mia mod che vabbè, serve in casi estremi. Se ne avete una che preferite o comunque anche una mod, lasciate il link sulla pagina Facebook o comunque anche in descrizione, scusatemi, anche nei commenti sotto al video quando uscirà praticamente.
di come o cosa o che marca, che modello, quanti metri, che non metri, quello che volete. Decidete voi e vediamo che cosa ne esce fuori. Allora, intanto vedo che io sono vuoto, il carro si sta svuotando, perfetto, perciò io riparto. Perciò magari nel sondaggio io lascerò una o due opzioni, poi vedo se riesco anche a lasciarlo aperto in modo che qualsiasi altra vostra opzione vogliate metterci, siate in grado di aggiungerla. E boh, non so neanche io. Sicuramente una seminatrice più di 6 metri, ragazzi. Cioè dai 6 metri in su. E non una 40.000 metri, cioè nel senso rimaniamo un pochino nell'ordinario, dai 6 ai 12, che 12. poi 12 magari è anche già tanto, però sì, dai 6 ai 12 potrebbe andare meglio. Ok, perciò ultima passata. Dopodiché andiamo tutte e due allo shop a scaricare tutto il pastone e praticamente, sì, scusate, andiamo sul biogas e vediamo quanto siamo arrivati. Ok? Perciò facciamo una cosa, piccolo stacchetto così finiamo, portiamo tutto al biogas e ci vediamo per la pestatura. A dopo. Ok ragazzi, eccoci qua con l'ultimo scarico di pastone, perciò vediamo un pochino a quanto siamo arrivati, F1. Siamo alla bellezza di 352.904.000 litri, perciò direi una cosa niente male, anzi direi proprio ottima. Perciò ragazzi, adesso io e Lele inizieremo un pochino a fare avanti e indietro là per la trincea, così compattiamo tutto quanto e poi la chiuderemo. Perciò io direi che per questa puntata siamo arrivati proprio al buono. Ringrazio Lele06 per la compagnia di questa sera. E Grazie per questo video, ragazzi, è tutto. Vi invito a lasciare tanti like, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sulla serie Eldorado. Condividete il video, passate dalla pagina Facebook che Lele è tanto contento di iscrivervi e di intrattenervi. Non solo Lele06, ma anche tutti gli altri membri della squadra, perlomeno chi ha Facebook. E niente, per questa puntata è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao. ciao! Mamma mia, quasi sta... Aiuto! Aiuto! Aiuto!